Seconda marcia della pace a Loreto, ad un anno dall'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina. Lei ha terminato il suo intervento dicendo che le parole sono inutili se non sono poi supportate da atti e fatti concreti per costruire la pace. Aggiungo, beato il giorno in cui non dovremo fare più marce per la pace, perché significa che è definitivamente consacrata in ogni parte del mondo, in particolare per le zone che subiscono praticamente la lesione dell'autodeterminazione dei popoli, no? Parlo dell'Ucraina, che è la zona di conflitto noi più vicina, ma in tante altre parti del mondo in cui le guerre sono dettate da invasioni cruenti senza nessuna giustificazione da altri, e che vedono praticamente nell'acquisizione dei territori l'affermazione praticamente di tutti i principi contrari a quelli che sono i nostri principi democratici. Quindi è proprio questo, cioè noi dobbiamo mettere in atto, accanto alla marcia per la pace, il richiamo che esso genera, che questa genera, cioè la necessità che tutti noi, ciascuno di noi, faccia qualcosa per far sì che la pace sia un fatto concreto in ogni azione quotidiana e fino a determinare praticamente l'avveramento della stessa. Ecco, una piccolissima cosa che ognuno di noi potrebbe fare, ce la indichi? Ma intanto cercare di portare nelle proprie azioni quotidiane, quindi nel ruolo che svolge, e in questo caso per quanto ci riguarda nel ruolo di rappresentanti istituzionali, un messaggio affinché nelle sedi diplomatiche, perché credo che questa sia la sede alla fine quella più importante in cui si potranno completare le azioni per affermare la pace dove oggi è la guerra, vi sia la voce anche della comunità di riferimento, e poi accogliere chi fugge dalla guerra, e poi ancora contrastare con ogni azione lecita coloro che invece cercano di mettere in atto azioni di guerra. Passato oltre un anno ancora dall'Ucraina, non ci sono segnali di pace. Ecco, cosa c'è che si può fare ancora? Cosa bisogna fare perché anche in quel paese martoriato si raggiunga finalmente un cessate il fuoco? Ci sono stati veramente dei crimini orrendi, eppure malgrado tutto non dobbiamo perdere le speranze, fare di tutto perché la pace è sempre possibile e la pace è futuro. Abbiamo avuto notizia dell'Università della Pace di Uppsala in Svezia, che veramente ha analizzato 400 conflitti, anche la pace forzata, anche la pace difficile, comunque rimargina le ferite, mentre invece la guerra crea delle ferite che non si rimarginano più. Noi dobbiamo fare di tutto perché avvenga la pace. L'Assemblea legislativa anche quest'anno è qui a Loreto per la marcia della pace, e si rinnova insomma l'impegno. Perché è importante esserci? Ma diciamo che è importante esserci per dare un segnale che siamo tutti uniti proprio per cercare in qualche modo di ottenere la pace, tanto lo scopo è questo. Stiamo qui oggi, ringrazio gli organizzatori, l'ufficio di presidenza che ha voluto questa giornata qui a Loreto, che è un luogo emblematico, un luogo dove tutti noi marchigiani ci riconosciamo, quindi ben vengano queste iniziative. Perché è importante essere qui oggi? È importante essere qui oggi come istituzioni tutti insieme per chiedere la pace e soprattutto credo per chiedere che la diplomazia si attivi finalmente. Finora è stata troppo blanda l'azione diplomatica, si è parlato troppo di guerra e poco delle modalità per raggiungere una pace vera. Io mi auguro che tutte le istituzioni europee, tutti i paesi del mondo si attivino da questo punto di vista.